A tutti sono l'anni di Zero Production. Allora, ieri sera ho visto Venom 1 perché non lo ricordavo ed ecco le mie impressioni. È un film carino, sì, carino. E legato agli antagonisti, forse c'è un poco di fantascienza e delle unte anche horror, soprattutto il fatto legato a questi umi che sono i simbionti allo stato brado, era alquanto horror. Però fantascienza non è proprio fantascienza in quanto la scienza nostra. È nostra, si analizza la nostra scienza, ma vi è uso di tecnologie nostre, quindi non possiamo dire proprio di fantascienza, ma posso dire un film fantasy, certo, non proprio fantasy, anche lì, fantastico, con un te horror, il protagonista provava a fare delle battute, ma o non ci riusciva anche. E il simbionte cercava poi di fare delle battute, e le battute in questo film sono pessime, battute comiche, non le battute tutto quello che è stato scritto per il film. Io credo che nel film sì, ci sono qualche battute d'intermezzo, e cioè battute d'intermezzo, se ci sono battute che non hanno senso per la storia, quali Omar, da quello mi viene addosso, che non fanno progredire nella trama. Questi tipi di battute devono esserci, ma devono essercene poche di queste, e devono esserci solo battute. A dice questo, B dice quest'altro, ma battute che fanno avanzare nella trama e che ti spiegano proprio il film. Battute che non c'entrano, ci possono essere, ma non devono, non devono essere io delle battute che, più delle battute che ti spiegano la trama. Ci devono essere molte battute introduttive,
alla trama che la tutte che non c'entrano non ammazza. Io credo questo perché un film possa essere giudicato non un capolavoro, perché lì c'è anche studio di telecamera, certo, di storia, di sceneggiatura, certo, ma anche un'avanza, espressività, un film artistico quando proprio gli attori sono portati a fare dell'arte e un regista riesce a fare arte quando il proprio film dalle inquadrature, dalle fotografie, non tanto dai dialoghi, è artistico. E anche le storie dei personaggi devono sembrare proprio quelli che assumerebbe una statua per essere giudicati artisti. Essere giudicato artistico, scusate il modo di parlare, e non mangiato. Secondo me, però, di che parla Venom, comunque già lo sappiamo, sono questi simbionti che arrivano con uno shuttle che si schianta al suolo, ma che non esplode, perché non esplode, e da lì vengono estratti queste melme. La differenza che c'è dai fumetti di Spider-Man e i fumetti di Spider-Man non li ho mai letti. La differenza che c'è dai cartoni di Spider-Man e dai film è che in questo shuttle viene estratta. Nei cartoni e nei film veniva estratta solo la melma, che poi si trattava proprio di Venom. In questo film vengono estratti più di una melma. No. Nel film era solo Venom. E un altro che sarà il cattivo finale. Perché? Perché c'è anche un cattivo da battere, ci deve essere sempre in questi film atletici, e praticamente Eddie Rock è un giornalista che ha tutto dalla vita, cioè lavoro e ragazza che starà per sposare, se non che lui ha cercato dal bisogno di lavorare e usa di tutto per lavorare, anche delle materie top secret comprese all'interno del computer della sua ragazza, e quindi questo sarà la causa
della causa e il motivo per cui Rocker sarà lasciato dalla ragazza stessa. Poi c'entrerà anche un capo aziendale e sarà quello che troppo assetato di potere farà sì che un simbionte si adronisca di lui stesso. Questo capo aziendale verrà adronito da un simbionte si adronirà del corpo di questo capo aziendale, ma non prima che questo capo avrà portato a termine degli esperimenti che c'entreranno con c'entreranno con la vita di alcuni detenuti, di alcune persone riete della società. Il film è così, anche se il film tratta di un personaggio Marvel e noi che vediamo gli eroi Marvel dici solo ed esclusivamente con eroi provenienti da fumetti, e i fumetti sono robe da bambini, vi faccio vedere, lo sapete di già, però in uno di questi fumetti c'è un personaggio che sarà presente in Venom 2, Carnage, che ammazza torturando prima il proprio cane e poi ammazza un intero orfanotrofio comunque. E questi sono fumetti per bambini, solo per bambini. E comunque così, no, io non lo so. Beh. Ok. Comunque sì, mi è piaciuto. Mi è piaciuto questa seconda volta che ho visto Venom 1. Mi è piaciuto. Poteva esserci una cosa come nei due film di Ghost Rider, cioè Eddie che aveva sdoppiamenti di personalità e il simbionte che si possessa che era dentro il corpo di Rock e che riaffiorava in situazioni critiche ma che non parlava di continuo ad Eddie stesso, ma si limitava a riaffiorare dopo solo all'inizio, nelle situazioni
situazioni iniziali e fa con la, verso la fine invece che Brock imparerà a controllare questo simbionte, invece no, vediamo forza di che deve imparare a convivere con questo simbionte all'interno del proprio corpo e questo che gli parlerà. Intanto gli dirà date cose e va, questa scelta va bene. Poi il montaggio delle scene va bene, ma credo anche del fatto ti mangio e ti stacco la testa. Ok, innanzitutto io mi domando sempre, ma i licantropi e tutte queste persone che vengono sedute e l'organismo intanto mangia a sfare e poi là si vede l'organismo che rientra la persona che non dice nulla, oddio, che ho nella pancia, oddio, non dice nulla, neanche questo Brock ogni volta che Venom riaffiorirà e mangerà una faccia Brock dietro l'angolo non ha mai a vomitare. Non che io lo volessi vedere, però anche nel caso dei licantropi, la persona che prima era licantropo intanto aveva mangiato qualcuno e poi ridiventa umano. L'umano non si sente mai male in quelle situazioni. Ok, non è che io volessi vedere nulla. Beh, comunque basta sapere che mi è piaciuta questa seconda visione di Venom 1 e non ho giudicato così aspramente il fatto che continuamente Venom parlava, diceva cose assurde ma che ci stavano col suo essere Lei diceva Rock, ci poteva stare, ma gli faccio presente battute comiche. Se a Dio voleva far ridere, o se Venom stesso voleva far ridere, non l'ha fatto. Io credo. Forse neanche il produttore voleva che il suo film fosse anche comico. Va bene così. E meno male che
non hanno nemmeno fatto vedere esplicitamente le teste mozzate staccate dal corpo delle persone, se no tanto io dico anche a cinque anni si guarda gli horror, però praticamente non si parlava di nient'altro che di teste mozzate. Quindi, bello. Sì, se vogliamo fare un collegamento testa mozzata, si tagliava la testa nella bocca, non rinascimento illuminista in Francia, che voleva dire taglio la testa dove abitudinalmente tu avevi le usavi per avere le tue idee, quindi tagliandoti la testa è come per dire che io ti distruggo la vita, ti uccido e non avrai più occasione di pensare di formulare le tue idee. Bello, tornare a dire il film scorre molto fluido proprio perché non si vedono tutte queste teste mozzate, facce tirate via, se no era altamente eccessivo. Ci sarebbe stato, per carità, ma anche eccessivo via. Va bene così. Ora guardiamo questo Venom 2. Ah sì, dico un ottamarlo. Un ottamarlo perché ad un certo punto presentiamo la dottoressa Skirth. Se ho capito male, Skirth, dottoressa Skirth, Skirth Gonna, tradotto dall'inglese. Comunque, va benissimo. Grazie per l'attenzione, vi saluto, ciao.